La parte del corso con cui sono entrata più in risonanza è sentire come il metodo autobiografico creativo segua un percorso che parte da noi stessi fino ad arrivare agli altri. Effettivamente nel corso della mia vita mi sono resa conto di come sia necessario per poter essere di supporto alle altre persone svolgere un lavoro su noi stessi di automiglioramento e di rafforzamento della nostra capacità di gestione delle emozioni. È capitato anche a me a livello personale di rendermi conto di non riuscire ad aiutare efficacemente le persone a me care nella gestione delle proprie problematiche, perché in primis non ero in grado io di gestire le mie. Quindi nel corso degli anni, complice la vita e le situazioni che ti mette davanti ogni giorno, ho imparato a gestire ed autogestirmi in maniera migliore e mi sono resa conto che ciò comp ha comportato anche una mia maggiore capacità di aiutare gli altri. In particolar modo ricordo, guardando le varie video lezioni, mi è venuto in mente di come questa metodologia potrebbe essere di supporto per le persone affette da disturbi alimentari, perché mi sono ricollegata a una mia amica che ha sofferto anni fa di disturbi alimentari, di anoressia, e in due varie situazioni, la prima volta che è stata ricoverata, non sono riuscita ad esserle di supporto. La seconda volta, dopo aver svolto un lavoro su me stessa, sono riuscita ad aiutarla in maniera migliore. Quindi secondo me le varie attività del metodo, essendo incentrati sulla ricerca di sé, la scoperta di sé, possono aiutare in maniera molto consistente quelle persone che magari soffrono di disturbo di dismorfismo corporeo o disturbo borderline della personalità collegati ai disturbi alimentari, perché è un L'unione di questi disturbi fa sì che chi ne è colpito tenda a nascondersi o a fingere di essere chi non è o non rendersi conto loro stessi di ciò che sono, perché già il disturbo di dismorfismo di genere, di dismorfismo corporeo, impedisce alla persona di vedersi. Nel caso dell'anoressia, estremamente sottopeso e li spinge a vedersi quasi sovrappeso. Quindi il lavoro di ricerca del sé può aiutare a ritrovarsi. Ho pensato anche che potrebbe essere molto d'aiuto nelle comunità residenziali per anoressiche, perché quei lavori di coppia in cui magari due persone colpite dallo stesso problema si prendono cura l'un l'altro, tipo il massaggio sonoro, penso possa essere un ottimo specchio che riflette la situazione per come è realmente, cioè le persone colpite da anoressia dovrebbero dedicarsi un po' più di cure. Un po' più di amore verso il proprio corpo, per cui secondo me potrebbero essere, cioè tutte queste attività potrebbero essere strumenti estremamente validi. Questa metodologia, aiuta a sviluppare l'intelligenza, emotiva perché, innanzitutto la creatività, la realizzazione di attività creative sviluppa la stessa parte del cervello deputata alle relazioni sociali, per cui svolgendo attività creative si sensibilizzano automaticamente quelle che sono le modalità di gestione delle relazioni interpersonali. E poi penso che
questo genere di attività possono essere di gran supporto non solo per chi, per i pazienti, ma anche per gli art terapeuti, in quanto ci ritroviamo a dover avere a che fare, sempre con persone differenti, in contesti sociali differenti, in contesti di cura differenti. Per cui credo che durante il nostro lavoro non solo si sviluppino costantemente delle capacità di relazione con gli altri, ma di empatizzazione verso gli altri, ma anche che sia una cosa necessaria per chi vuole fare il nostro tipo di lavoro.